Alberto Cagliari, 70 anni di motociclismo a Milano, che è certamente la capitale della moto da questo punto di vista. Sì, per fortuna. Milano è la capitale da 70 anni di quello che sono le due ruote e vogliamo che continui ad esserlo. Ma non sono solo 70 anni, questa è la 70esima edizione, ma tra due anni compiremo 100 anni. EICMA nasce nel 1914 e nel 2014 compiremo 100 anni. Sembra che sia un vecchietto, invece non lo è nel modo più assoluto, anzi è più che arzillo, è più che forte, e devo dire che ogni anno si rinnova e la, diciamo che la passione di tutti i motociclisti, ma non solo dei motociclisti, perché come dicevo io non sono assolutamente d'accordo sul fatto che questo sia il salone degli smanettoni. Noi non siamo smanettoni, siamo un comparto che rappresenta 5 milioni di euro di fatturato, 17 mila dipendenti, è la risposta a quella che è la mobilità di tutti i giorni, che può essere d'aiuto al traffico, ai posteggi, a consumare di meno, a inquinare di meno. Benissimo, sappiamo perfettamente che questo mercato è sofferente in tutte le direzioni, parliamo del mercato della mobilità, ma sappiamo anche che la reazione di alcuni brand chiaramente fa ben sperare nel futuro. È inutile piangere sul latte versato, come si suol dire. Dal punto di vista numerico c'è un consolidamento di presenze espositive? Allora, il salone è un piccolo miracolo, infatti io lo chiamo il salone dei record, nonostante noi abbiamo una concomitanza ogni due anni e devo dire che confermiamo i numeri del 2010, anzi qualche cosina anche in più. Ma il problema è che la crisi è una crisi finanziaria e economica e tocca tutti i settori, non tocca solo l'automotive. Quindi il problema è generalizzato. Basti pensare che nel nostro settore ogni 100 moto immatricolate nuove ce ne sono 250 che passano di proprietà. Quindi questo vuol dire che abbiamo comunque una passione estremamente importante. Alle nostre spalle c'è la moto con cui Max Biaggi ha vinto il titolo mondiale in Superbike. Questa ultima versione della RSV4 è quanto di più simile si possa guidare su strada. La potenza è aumentata, è arrivata a 184 cavalli, ci sono dei miglioramenti estetici, insomma, un vero bolide stradale. Uno scooter a quattro ruote, in realtà è qualcosa di più. Non va assolutamente vista come auto, ma va vista come scooter molto piccolo però molto completo, molto lussuoso. Permette di potersi muovere in città agevolmente, trovando parcheggio praticamente ovunque, parcheggiando negli spazi degli scooter, e permette di essere utilizzato come alternativa allo scooter, però con un comfort molto simile a quello dell'auto. E quando abbiamo disegnato questo veicolo abbiamo pensato ad un concetto di mobilità che fosse più vicina alle esigenze della gente. La gente all'interno delle città ha bisogno di muoversi rapidamente, senza perdite di tempo, senza perdite di tempo per strada e senza perdite di tempo per trovare parcheggio. Per cui un mezzo che permettesse di poter arrivare ovunque, un mezzo che in qualche modo ti restituisse la tua città. È un mezzo elettrico. Questa è alimentata con delle batterie al piombo, in alternativa si possono mettere anche delle batterie al litio. È un mezzo che è elettrico, ma non è solo elettrico. È elettrico perché è sicuramente la mobilità del futuro, quella elettrica, ma questo vuole essere un mezzo anche del presente, perché oltre ad essere elettrico ha delle dimensioni e un costo che ne giustificano l'acquisto oggi e non tra 5-10 anni. Per una macchina così piccola avere questo tipo di accessori diventa veramente un valore aggiunto a livello di offerta. Sì, infatti le esigenze dell'utente sono molteplici. Fare un veicolo molto piccolo potrebbe essere relativamente semplice, però fare un veicolo molto piccolo che sia l'ottimo compromesso tra la praticità e la duttilità e le dimensioni contenute chiaramente è abbastanza complesso. Noi siamo riusciti a dare a un mezzo lungo 1,74 m
e largo un metro, un vano di carico di 95 litri. Da tenere presente che la struttura di sicurezza è realizzata in ferro spessore 3 mm. Per cui è un tubolare di ferro spessore 3 mm, per cui il livello di resistenza di questo mezzo è un livello di resistenza paragonabile a quello di auto di grossa cilindrata. La struttura è praticamente indeformabile. Importante anniversario in casa Kawasaki, che celebra i 40 anni della sua gamma Z. Dal primo modello si ripercorre la storia di questa fortunata gamma di moto sportive fino ad arrivare alla novità di quest'anno, che è la nuova Z800. Forme completamente diverse, avveniristiche, sembra quasi uscita da un fumetto di fantascienza, ma stesse qualità dinamiche e stesso DNA sportivo. Anche quest'anno MV Agusta si candida ad essere tra le più ammirate, se non la più ammirata del salone. Sul suo padiglione quest'anno porta addirittura tre novità, tra cui in anteprima mondiale questa Rivale 800, che la fa entrare in un segmento completamente nuovo, una moto che andrà sicuramente a dar fastidio a concorrenti del calibro della Hypen Motard, ma che vanta un design e caratteristiche davvero uniche, tipicamente MV Agusta. Le altre novità che possiamo ammirare qua sullo stand sono la nuova gamma Brutale, tra cui spicca la nuova 800, che con il suo nuovo motore a tre cilindri si colloca esattamente a metà strada tra la piccola 675 e le 1090 e 1190, e la F4 Model Year 2013, che porta ulteriori innovazioni in termini di dotazione tecnologica e affinamenti stilistici per renderla sempre più unica e inconfondibile. Insomma, MV Agusta ancora una volta è uno dei migliori esempi di quello che può fare il Made in Italy quando si mette a lavorare come sa. Siamo passati dal classico, diciamo, al modernissimo. Praticamente questo è un brand che veramente non ha perso lo smalto durante tutti questi anni in cui il motociclismo ha avuto lo sviluppo che sappiamo. Sì, in effetti Triumph abbina le moto che sono dei sempreverdi, diciamo, con le linee classiche intramontabili, a una nuova gamma di cui questa nuova Naked è una degna rappresentante, modernissima, compatta, aggressiva, con un motore a tre cilindri da 105 cavalli e un prezzo inferiore ai 10.000 euro, che di questi tempi non è male. Beh, per la Ducati quest'anno non è che sia andata molto bene nella MotoGP, però non si può dire, Marco, che la Ducati non continui la sua ricerca per fare moto non solo esasperate, ma anche ovviamente sicure. Sì, assolutamente, abbiamo dietro un esempio di quanto sta facendo. Questa è l'ultima evoluzione della supersportiva Panigale, la R. Qua la potenza arriva addirittura a 195 cavalli, il design è stato ulteriormente migliorato per migliorare l'aerodinamica e siamo in attesa anche dei risultati dei capitali portati dal gruppo Audi, quindi sicuramente ne vedremo delle belle. Ecco, quello che mi chiedo io è questa insistenza ad occupare questo mercato così estremo, se vogliamo, ha ancora un senso? Tenendo conto di tutto quello che noi sappiamo, queste moto sono veramente molto esuberanti e richiedono una guida molto molto attenta. Sì, questo sicuramente. L'elettronica, bisogna dire però, che è arrivata a livelli tali che dà una mano in questo senso. Chiaramente i modelli al top come questa Panigale sono riservati
a piloti esperti, piloti che sanno il fatto loro. Però vedi tu stesso che all'interno della gamma Ducati ci sono anche modelli molto più alla portata di tutti, alla portata del pubblico femminile, come Monster, come Hypermotard, addirittura Multistrada che ha una turistica, o una Diavel che arriva a lambire il mondo delle Chrysler. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. Chiaramente se uno pensa a Ducati pensa ancora a questo tipo di moto. Una nota romantica in questa nostra puntata, proprio su questo sidecar che ha fatto una certa storia nel mondo delle due ruote. Ma sì, a parte che nota romantica io e te sul sidecar mi preoccupa un po'. Però sì, sicuramente noi abbiamo visto che c'è ancora tanta passione intorno al mondo della moto, l'abbiamo visto tra giovani e meno giovani, e c'è un po' di tutto, ci sono moto come queste che riportano il fascino di oggetti del passato, sono tecnologie super moderne, insomma ce n'è per tutti i gusti, ma la cosa che dà ancora speranza per questo settore, purtroppo in un momento difficile, è che veramente la passione è ancora tanta. L'unica consolazione è che la passione non è unisex, e questo è importante. In un segmento tradizionalmente dominato da Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C, la nuova Cadillac ATS proverà a ritagliarsi un piccolo spazio, forte di ottimi contenuti tecnologici e di un'immagine forte e distintiva. La Cadillac a misura d'Europa arriverà nelle concessionarie a fine anno, con prezzi a partire da 39.000 euro, con un'unica motorizzazione turbo a benzina di 2 litri abbinata alla trazione posteriore, con cambio sia manuale che automatico a 6 rapporti, oppure con trazione integrale. Si tratta di un leggero e compatto 4 cilindri turbo in alluminio di 2 litri da 276 cavalli che garantisce performance sportive, con un'accelerazione da 0 a 100 in meno di 6 secondi ed eccellenti livelli di consumi ed emissioni. Un laboratorio di talenti che unisce la ricerca avanzata di BMW Group Design Works USA con l'esperienza, la creatività e il design delle aziende italiane. Con questo intento, BMW Italia ha presentato la prima edizione di BMW Creative Lab, grazie alla collaborazione con la società di consulenza creativa del gruppo bavarese Design Works USA e la Fratelli Guzzini, espressione italiana dell'artigianalità e del talento creativo e produttivo. Il progetto ha come scopo principale quello di supportare giovani aspiranti talenti nel campo del design che stanno per affacciarsi sul mondo del lavoro, ma intende anche promuovere il valore dello stile del gruppo BMW, sia da un punto di vista progettuale che culturale. I partecipanti progetteranno un prodotto che sarà poi realizzato dalle aziende partner del progetto. Il vincitore avrà l'opportunità di uno stage di 6 mesi all'interno del gruppo BMW a Monaco e di altri 6 mesi presso la Fratelli Guzzini. Versatile, sportiva ed elegante. Sono questi i must della nuova Jaguar XF Sport Brake, che debutterà entro fine anno esclusivamente con motori a gasolio. Si partirà dall'efficiente 2002 a 4 cilindri per arrivare al top di gamma con il 3 litri V6 in versione S da 275 cavalli. Jaguar XF Sport Brake si rivolge a una clientela raffinata, ma anche giovane e sportiva, che può contare sugli abbondanti spazi interni e sulla loro modulabilità. Ribaltando elettricamente i sedili posteriori si arriva infatti a ottenere un vano di carico di ben 1675 litri. Non manca il vano portasci integrato. Nessun problema anche per i carichi più lunghi, come tavole da surf e windsurf. Il baule della XF Sport Brake può arrivare infatti a una lunghezza che sfiora i 2 metri. Tutte le Sport Brake montano di serie sospensioni posteriori pneumatiche autolivellanti. Sarà il diesel 1600i D-Tech, il primo motore della serie Honda Earth Dreams Technology a essere lanciato in Europa. Il motore debutterà su Civic all'inizio del 2013. Combinando una potenza di 120 cavalli e una coppia di 300 Nm a 2000 giri al minuto, il nuovo 4 cilindri sviluppato interamente da Honda promette eccezionali livelli di efficienza, con emissioni di CO2 di soli 94 grammi al chilometro.
Grazie a questa nuova motorizzazione tanto attesa, la nuova Civic 1,6 litri ID.TECH offrirà un risparmio di carburante e prestazioni ottimali, oltretutto con costi di gestione molto inferiori a quelli dell'ottimo 2002 ID.TECH, oggi unica proposta a gasolio di Honda.